Buonasera, buonasera da Onda DG. Partiamo ovviamente da questo day after delle elezioni amministrative con Di Piero che ha chiuso al 39%, quindi questa è la sorpresa, l'allungo importante su Andrea Gerosolimo, la coalizione dei civici la più votata, mentre il consigliere più votato è Salvatore Zavarella. Il ritorno anche dei partiti sulla scena della politica. Vediamo come potrà essere il nuovo Consiglio Comunale in base al primo responso delle urne. Facciamo il punto nel nostro servizio. I due candidati sindaco Gianfranco Di Piero per il centro-sinistra e Andrea Gerosolimo per i civici, sulla scorta dei numeri venuti fuori dalle urne, elaborano le loro strategie per il turno di ballottaggio previsto domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Di Piero ha chiuso in vantaggio il primo turno, mentre la coalizione civica è risultata la più votata. Scorrendo i numeri del responso delle urne, i due candidati in ballottaggio sono divisi da 710 voti. Di Piero ne ha raccolti 5.308 e Gerosolimo 4.598, pari al 40, al 34%. Vittorio Masci, candidato del centrodestra, 3.129. Elisabetta Bianchi, in corsa solitaria, ne ha ottenuti 362. Invece, i numeri delle coalizioni, incidendo il voto disgiunto, danno un risultato diverso. La coalizione assume una protagonista, sette liste guidate da Gerosolimo, ha conseguito 5.463 voti, mentre la coalizione Liberamente Sulmona, cinque liste guidate da Di Piero, ha ottenuto 4.400 voti. Dato significativo è quello dei partiti. Il PD torna la lista più votata in città con 1.354 preferenze, seguita da 1.196 di Fare Sulmona in appoggio a Gerosolimo, 1.173 di Sulmona Libera e Forte in appoggio a Di Piero e poi la Lega, 966. Fermo restando le verifiche da parte della Commissione centrale che si riunirà domani, che dovrà esaminare tra le altre cose le preferenze dei candidati consiglieri della sezione 17, l'ultima a consegnare alle 6.15 di questa mattina, il consigliere comunale più votato è risultato Salvatore Zavarella con 474 preferenze. Buon risultato anche di Teresa Nannarone del PD 355 e di Maurizio Proietti 356. Prima di un'analisi del voto a mente lucida e fresca, si cominciano a delineare i contorni del nuovo Consiglio Comunale. Il nodo riguarda il quarto seggio al PD e il secondo di SBIC in caso di vittoria di Di Piero al ballottaggio, al momento per una manciata di voti appena 5, conquisterebbero un ulteriore scranno proprio i Dem. Nel caso di vittoria del candidato del centro-sinistra negli scranni di maggioranza prenderanno posto Teresa Nannarone, Mimmo Di Benedetto, Antonella Lagatta e Cristiano Gerosolimo del Partito Democratico, Maurizio Proietti e Caterina Di Renzo, marito e moglie. Altro elemento di novità di questa tornata elettorale, Katia Di Marzio di Sulmona Libera e Forte per soli 7 voti su Perrotta, Maurizio Balassoni di SBIC, Lio D'Andrea del Movimento 5 Stelle e Claudio Febbo di Intesa per Sulmona. In minoranza andranno Andrea Gerosolimo, candidato sindaco non eletto, Vittorio Masci, candidato sindaco non eletto, Salvatore Zavarella, Fare Sulmona, Franco Di Rocco, Sulmona al centro, Luigi Santilli, Democratici, Antonietta alla porta della Lega. In caso di vittoria del candidato sindaco di Sulmona protagonista, Andrea Gerosolimo, saranno sui banchi della maggioranza Franco Di Rocco, Stefania Paolini, Simona Fusco di Sulmona al centro, Salvatore Zavarella e Valentina Valeri di Fare Sulmona, Luigi Santilli e Luciano Marinucci, Democratici, Massimo Di Paolo, Territorio Futuro, Luisa Taglieri, Avanti Sulmona, Ada Di Anni, Il Popolo di Sulmona. La minoranza sarà composta da Gianfranco Di Piero e Vittorio Masci, candidati sindaco non eletti, Teresa Nannarone del PD, Maurizio Proietti di Sulmona Libera e Forte, Maurizio Balassone di SBIC, Antonietta Laporta della Lega. Nel day after ovviamente c'è spazio ancora alle reazioni a caldo, all'analisi del voto che insomma si fa un po' di petto, soprattutto per vedere che tipo di metodo, di strategia utilizzare per questi tempi supplementari, chiamiamoli così, della campagna elettorale. Sentiamo. Io credo che questo dia un segnale di svolta nel senso dell'opzione dell'elettorato nei confronti dei partiti. Vale anche per quello che lei diceva, nell'elettorato di centrodestra per la Lega, cioè la necessità che in questa città si torni a ragionare di politica attraverso anche le formazioni politiche organizzate, cioè i partiti politici.
Questo per il momento di crisi che vive la città e la necessità di avere un dialogo attraverso le forze politiche con i centri decisionali a livello regionale. Ma io non mi aspettavo niente, nel senso che ritenevo questa elezione una elezione piuttosto particolare, non dico anomala, e quindi con una serie di notevole di incognite, e quindi ovviamente non ero in grado di fare nessuna previsione. Chiunque me lo ha chiesto, io ho sempre detto, sarà il giorno dello spoglio a chiarire come stanno le cose, perché ci potrebbero essere sorprese di qualsiasi tipo. In questo momento, per esempio, c'è comunque una sorpresa. Io non me lo spiego, diciamo, perché per me questi risultati sono assolutamente, denotano, ecco, un voto un po'... Mi piacerebbe capire la motivazione di questi elettori, perché io francamente non la capisco, però se hanno deciso così... Cioè, per me tra Di Piero e Gerosolimo grande differenza non c'è, per me hanno la stessa matrice ed è la stessa genesi politica, per cui non riconosco né l'uno né l'altro al momento. C'è soddisfazione nel risultato, in questo progetto nel quale abbiamo creduto sin dall'inizio, e il dato è stato registrato come tale. In linea con le aspettative, perché noi abbiamo lavorato molto in questi 2 anni come partito e poi abbiamo lavorato molto a costruire la coalizione e poi con la coalizione e abbiamo riposto molta fiducia nell'elettorato. Certo è un risultato che è andato oltre le nostre aspettative. Il timore che sorge a chi sa leggere in qualche modo i fatti sociali della comunità è che noi potremmo andare incontro ancora a un'instabilità di governo, a una fragilità che probabilmente, speriamo al di là di chi vince, si possa ricomporre per il benessere della comunità intera. Il voto disgiunto è stato chiaro, perché è esistito voto disgiunto soltanto dai partiti, cioè dalla civica verso i partiti e non viceversa. Una tornata elettorale ovviamente non solo per Sulmona, ma anche per 9 comuni del centro Abruzzo, plebiscito a Prezza per Marianna Scoccia, lotta all'ultimo voto a Villa Lago, dove Fernando Gatta torna sindaco, pensate, per soli 4 voti. È proprio così, sentiamo tutto nel nostro servizio. Sorprese e conferme, una vera e propria lotta all'ultimo voto per i primi comuni del centro Abruzzo nel verdetto delle urne. Un plebiscito per Marianna Scoccia a Prezza. La consigliera regionale, che ha ottenuto 495 voti, pari all'86,09% su un totale di 607 votanti. Un vero e proprio plebiscito che ha letteralmente travolto Sabatino Colananni con 48 preferenze, si è fermato appena all'8,35% e Vitaliano Gentile, che ha riportato 32 voti, il 5,57%. Confermi anche per Cocullo e Villalago. A Cocullo è eletto Sandro Chiocchio con 114 voti, 80,28% di preferenze, che ha battuto Vincenzo De Cecco, che ha ottenuto 27 preferenze. Un solo voto per le liste Fantasma, Pasquale Giannantonio e Achille Orsini. Fernando Gatta torna sindaco dopo la parentesi del commissariamento nel centro lacustre di Villalago, 112 voti, 50,24%, ma è stata una lotta all'ultimo voto, un vero e proprio testa a testa con Luca Silvani, sconfitto per sole 4 preferenze, si è fermato a 208 voti, 49,29%. Francesco Pagliara ha ottenuto 2 preferenze, ad Alfedena Luigi Milano ha corso da solo e ha superato la soglia del 50%, stesso discorso a Scontrone con Francesco Melone. Combattuto il duello a Rivisondoli, Giancarlo Iarussi è eletto sindaco con il 51,53% di preferenze, chiude Secinaro con il nuovo sindaco Noemi Silveri. E ora lasciamo le elezioni per tornare alla situazione Covid. Con questo sorpasso al virus, 6° giorno nell'area Peligno-Sangrina senza contagi, la curva epidemiologica continua a migliorare, il Covid sembra prendere le distanze del centro Abruzzo, un quadro di relativa calma. Facciamo il punto nel nostro servizio.
Il Covid molla la presa nel centro Abruzzo, anzi ne prende proprio le distanze. Per il sesto giorno consecutivo non si registrano nuovi contagi da coronavirus nell'area Peligno-Sangrina. Questo vuol dire che l'arco temporale di riferimento è sicuramente più ampio del solito e permette di tirare un respiro di sollievo anche se con prudenza. La conferma che il virus sembra allentare la morsa arriva anche dai numeri della pandemia che fanno registrare continui e sensibili segnali di miglioramento. Nelle ultime 24 ore sono state accertate altre due guarigioni a Sulmona che hanno portato a 28 il numero degli attuali positivi in centro Abruzzo, mentre per altre 6 persone è stato chiuso il monitoraggio sanitario. I sorvegliati dalla ASL, ovvero i pazienti posti in quarantena, sono 48. Restano stabili i ricoveri con i 5 posti letto occupati per i pazienti dell'area Peligno-Sangrina, un dato da tenere sempre in considerazione per i parametri che determinano la classificazione delle regioni. Non si ferma la campagna vaccinale con 79 vaccini inoculati, di cui 2 terze dosi. Termina qui la prima parte di Onda Rigi, torniamo tra poco con le nostre notizie. Lavorare con passione, è questo il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347-588-7107. LPG Legno, la tradizione artigiana, incontra l'innovazione quotidiana. La cortesia del personale, la convenienza e l'efficienza dei servizi fanno di Punto Brico Raiano la miglior soluzione per il fai da te. Da Punto Brico Raiano trovi attrezzature professionali e hobbistica, arredo giardino, ferramenta, illuminazione, riscaldamento, legnami e falegnameria. In super offerta stufa a pellet 8 kW a soli 699 euro. Approfitta dell'eco bonus con lo sconto immediato in fattura del 50%. Punto Brico ti aspetta nel la zona industriale Araiano, il tuo punto di riferimento nella Valle Peligna per il fai da te. Ai supermercati Tigre di Raiano e Pratola. Pasta di semola De Cecco, 85 centesimi. Latte parzialmente scremato, Cigno, 1 litro, 79 centesimi. Caffè Splendid, classico e ricco, grammi 250, 1,69 euro. Birra Nastro Azzurro, 66 centilitri, 99 centesimi. Fior di latte Gran Sasso, 79 centesimi letto. Uva Palieri, Italia, 1,79 euro al chilo. Petto di pollo intero e salsicce di suino, produzione propria, 5,99 euro al chilo. Punto vendita di Raiano, orario continuato e domenica aperto ore 9.13. Supermercati Tigre, Raiano, strada statale 5 e Pratola Peligna, via Valle Madonna 51. Salve, sono Edoardo Tarantini, sono il titolare della STP Servizi di Raiano, una società che si occupa di servizi di pulizia sia di carattere ordinario che straordinario, quindi interveniamo su condomini, uffici o anche private abitazioni. E abbiamo iniziato da poco anche un servizio innovativo qui per la zona che riguarda il lavaggio e la sanificazione di cassonetti della raccolta differenziata. Noi interveniamo in loco con un nostro mezzo in dotazione e ci occupiamo dello svuotamento dei cassonetti in un apposito contenitore. Procediamo poi successivamente al lavaggio e alla sanificazione dei cassonetti. Di nuovo conferiamo il contenuto dei cassonetti all'interno dei cassonetti stessi.
Per informazioni potete contattarci ai numeri 338 730 14 80 oppure 333 96 72 725. Noi siamo a Raiano, in Piazza Fiume 9. L'AIAS, sezione di Sulmona, ODV, è un'organizzazione di volontariato per assistenza alla disabilità rivolto ad adulti e bambini. Da anni siamo vicini alle famiglie di persone diversamente abili, promuovendo il loro benessere psicofisico, l'autonomia e l'inclusione sociale. Con il nostro personale specializzato organizziamo corsi di formazione per adulti dopo la scuola pubblica, attività ludico-ricreative per i più piccoli e laboratori di artigianato artistico per stimolare le risorse personali. Inoltre, da settembre, partiamo anche con il doposcuola inclusivo, aperto a tutti. Venite a trovarci. Siamo a Sulmona, in via Torrone 44C. Continuate a sostenerci donando il vostro 5 per 1000. Il cibo non è solo nutrimento, ma anche identità, tradizione, territorio. Valori a te cari che danno più gusto alla tua giornata e che trovi nei prodotti Terra Antica. Latte alta qualità, olio, formaggi freschi e stagionati, tutti ingredienti semplici e genuini provenienti dalle terre abruzzesi. La cooperativa Terra Antica tutela i sapori autentici della tradizione perché tu possa portarli a tavola e condividerli con i tuoi cari. Latte, olio, formaggi freschi e stagionati delle terre d'Abruzzo. Metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Terra Antica, alta qualità, a chilometro zero. Da Brico Store a Raiano, offerte imperdibili. Stufa May a pellet MCZ da 7 kW a soli 990 euro con recupero conto termico fino a 1408 euro. Avvitatore a percussione Einel dotato di carica batterie e due batterie da 2 ampere a soli 89,95 euro. Idropittura traspirante per interni da 14 litri Farbe a soli 17,50 euro. Crocchette Simba Dog marchio Monge, formato 10 kg a soli 9 euro. Pellet di abete a partire da 4,30 euro anche su sacchetti sfusi. Brico Store ti aspetta a Raiano nel nuovo punto vendita zona industriale. Per info e ordini 327 34 26 268 o scrivici su WhatsApp. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi, perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu cosa aspetti? Vieni a fare la spesa in un ambiente gradevole e familiare, in un modo piacevole e conveniente. Supermercati Pickup. Il nostro obiettivo è creare un'atmosfera in cui tutti i clienti si sentano a proprio agio e trovino convenienza tutti i giorni, perché da noi non avrai più bisogno del volantino. Carni selezionate, fornitissimo banco gastronomia, frutta e verdura di prima scelta, prodotti per la cura della casa e della persona, a prezzi convenienti tutti i giorni e tutto l'anno. Facile per i nostri clienti trovare quello che cercano. Qualità, freschezza e convenienza ti aspettano ai supermercati Pickup di Sulmona, Pratola e Popoli. Supermercati Pickup, prezzi leggeri, senza pensieri. Potete fidarvi. Si sono sempre presi cura di te, ma arriva un giorno in cui i ruoli si scambiano e sei tu a doverti prendere cura di loro. E la miglior scelta che tu possa fare per il benessere dei tuoi genitori anziani è la residenza Anziani Le Sorgenti a Popoli. All'interno di un ex hotel a 4 stelle, un team di professionisti si prenderà cura dei tuoi familiari con attività che hanno l'obiettivo di migliorare la loro vita e accompagnarli verso un percorso di rinascita. Residenza Anziani Le Sorgenti a Popoli, in via Galileo Galilei 34. Telefona allo 085 41 68 038 e fissa un appuntamento. Le Sorgenti, la rinascita della terza età.
Seconda parte di Onda DG, botta e violenza nei bar, due provvedimenti da parte della polizia domiciliari per un 55enne, Daspo urbano per un 37enne. Si tratta di fatti non proprio recenti, addirittura uno risale alla spedizione punitiva al bar La Chiarenza. Sentiamo i particolari del nostro servizio. Un ordine di esecuzione di detenzione domiciliare, un divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei locali del centro storico di Sulmona. Continua l'impegno della Polizia di Stato di Sulmona nel contrastare tutti i fenomeni che turbano la sicurezza e la tranquillità pubblica. Il primo provvedimento è stato adottato dalla Procura Generale della Repubblica di Perugia nei confronti di un 55enne di Rocca Casale a seguito di una condanna a un anno e un mese di reclusione emessa dalla Corte di Appello Umbra. In particolare il 55enne annoverante diversi precedenti di polizia, anche per associazione per delinquere, era stato denunciato a seguito di un'articolata indagine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sulmona per una spedizione punitiva di più persone poste in essere nel bar La Chiarenza il 24 aprile 2012, in cui furono danneggiati gli arredi, aggrediti e percossi presenti con mazze di legno. In relazione alle condotte, l'arrestato era stato posto all'epoca alle misure cautelari dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. È stato inoltre notificato un provvedimento di divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei locali del centro storico, il cosiddetto Daspo Willy, nei confronti di un 37enne di Sulmona. La misura è stata adottata dal questore dell'Aquila a seguito degli accertamenti congiunti della divisione anticrimine della questura e del commissariato di Sulmona. L'iter di perfezionamento della misura di prevenzione in esame è stato attivato in relazione a un recente episodio in cui, nello scorso luglio, all'interno di un bar del centro storico di Sulmona, il soggetto ha aggredito fisicamente verbalmente proprietario del locale, causandogli lesioni guaribili in 30 giorni. Tra l'altro il soggetto, che annoverava diverse condanne, alcune delle quali proprio in relazione ad episodi delittuosi avvenuti all'interno dei locali Peligni, era implicato anche nell'aggressione avvenuta all'interno del bar La Chiarenza nel 2012. Il provvedimento notificato avrà conseguenze molto gravi per il 37enne. Per 2 anni non potrà più recarsi nei locali del centro storico di Sulmona, pena la reclusione da 6 mesi a 2 anni, la multa da 8.000 a 20.000 euro. Trovato senza vita nella sua casa in campagna Sgomento Dolore, in città per la morte di Emidio Baldassare, legato anche al mondo della giostra cavalleresca, tutto lascia pensare a un gesto autolesionistico, il suo ricordo nel nostro servizio. Dolore e sgomento per la morte di Emidio Baldassarre, il 59enne sulmonese rinvenuto cadavere in un casolare che utilizzava per passare il tempo libero nelle campagne nei pressi del nucleo industriale di Sulmona. A fare la tragica scoperta sarebbe stato un amico che a un terreno confinante che era proprio entrato per salutarlo. L'uomo lavorava come cassiere in un centro commerciale della zona, ma era anche conosciuto nell'ambito della giostra cavalleresca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della nucleo radiomobile della compagnia di Sulmona e sostituto procuratore della Repubblica. Stando ai primi accertamenti eseguiti, tutto lascerebbe pensare a un gesto intenzionale. L'uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. Una notizia che ha messo in ginocchio la città, quanti lo conoscevano, soprattutto il popolo della giostra cavalleresca e il suo borgo San Panfilo. Non è facile descrivere lo sgomento che tutti noi abbiamo avuto nell'apprendere la triste notizia della tua scomparsa, scrivono dalla giostra cavalleresca. Eri il gigante buono, burbero ma dal cuore immenso, instancabile lavoratore nonostante i tuoi problemi fisici. Siamo sicuri che con le tue mani d'oro anche gli angeli lassù sapranno trovarti lavoretti da fare. Eri e rimarrai sempre un grande, che tu possa riposare in pace. Dallo stato di agitazione alla beffa trasferimenti per il carcere di Sulmona, la CGIL rincara la dose. Il nostro servizio. Avevamo ampiamente presagito che sarebbe stata una beffa quella dei trasferimenti del personale di polizia penitenziaria alla casa di reclusione di Sulmona per effetto del piano di mobilità nazionale di recente perfezionato. A darne notizia Giuseppe Merola, coordinatore regionale dell'FPCGL Abruzzo Molise, che denuncia una situazione kafkiana senza usare mezzi termini. Era prevista una destinazione di 39 poliziotti penitenziari, di cui 8 già in sede, a fronte di un'uscita di 6, spiega Merola. In effetti ne sono arrivati 22.
2, mentre i restanti sono beneficiari di altri provvedimenti. Spiega il sindacalista, nei prossimi mesi sarà aperto un nuovo padiglione detentivo con l'incremento di 200 detenuti circa e questa condizione diventa seriamente preoccupante, vista anche la carenza di lavoratrici e lavoratori delle funzioni centrali. Abbiamo più volte evidenziato la questione degli organici e stamattina l'FPCGL ha inviato un nuovo atto alla Guardia Sigilli Cartabia, ai vertici del DAP e della magistratura. Non permetteremo azioni scellerate sulla pelle di chi lavora ogni giorno. Vogliamo risposte concrete o sarà mobilitazione? Avverte Merola. L'istituto sulmonese ospita detenuti inseriti in un delicato circuito regime penitenziario. Per questo chiediamo a gran voce un'accurata attenzione per il suo assetto organizzativo e gestionale. Nei giorni scorsi è stato indetto lo stato di agitazione su tutto il territorio nazionale per le molteplici precarietà che afferiscono l'intero panorama penitenziario. Governo e politica abbiano il coraggio di dirci quali sono le sorti di questo paese. Ora basta, la misura è colma. E intanto temi caldi per il prossimo consiglio regionale. Gaetano Trigilio nel servizio. Importante settimana politica al consiglio regionale. La settimana all'emiciclo si apre con la seduta della Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture, convocato per martedì 5 ottobre alle ore 13, per esaminare il provvedimento amministrativo relativo alla richiesta da parte della società TUA di acquisizione del ramo d'azienda commerciale su gomma Sancritana, con le audizioni del sottosegretario della Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, del direttore del Dipartimento DPE Infrastruttura e Trasporto della Regione Abruzzo e del Presidente della TUA. Alle 15 tornerà a riunirsi la Commissione Sanità per proseguire le audizioni in merito al riordino della rete ospedaliera. Sono stati convocati i magnifici rettori delle Università dell'Aquila, di Chieti, Pescara, i direttori generali dell'ASL di Avezzano, l'Aquila Sulmona, di Pescara, di Teramo e di Lanciano Vasto Chieti. Per mercoledì 6 ottobre alle ore 11 è convocata la seduta del Consiglio regionale. Giovedì 7 ottobre alle ore 10 è in programma la Commissione di Vigilanza. L'incontro si aprirà con la presentazione della relazione sull'attività della Commissione per poi passare alla discussione del servizio di continuità assistenziale nei comuni del Vastese interno. Saranno ascoltati Claudio Damario, direttore Dipartimento Sanità, Thomas Schell, direttore generale ASL numero 2, Angelo Muraglia, direttore sanitario ASL numero 2, l'assessore regionale della salute, i sindaci di Carunchio, Cialenza sul Trigno, Palmoli e Gissi. E ovviamente anche per questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Le due Anversa, quella degli Abruzzi e quella del Belgio, si incontrano. Ha avuto esito assai positivo la visita preliminare a Anversa degli Abruzzi, svolta nei giorni scorsi dai referenti del Centro Education di Anversa del Belgio, responsabili del progetto di scambio internazionale che ha visto coinvolti 10 studenti belgi, 8 donne e 2 uomini tra i 20 e i 30 anni, con 3 docenti che fanno da tutor e da interpreti. Un soddisfacente tour turistico e naturalistico, visitando la riserva Gole del Sagittario, Castrovalva, Sulmona e Remo di San Domenico, Scanno e il lago durante un intenso soggiorno ad Anversa. Un bel modo per unire le due comunità. Prima di chiudere vi ricordo, anzi vi invito a visitare il nostro sito internet www.ondatv.tv per essere aggiornati su tutte le notizie. C'è ancora il clima e fermento elettorale, quindi davvero dopo la maratona, insomma per tutti una delle giornate intense. Proviamo a stemperare i toni con il nostro aforisma della settimana, essendo proprio martedì, un pizzico di saggezza popolare dietro le nostre notizie. È davvero tutto per questa edizione, grazie per aver scelto Onda Reggi, che come di consueto torna domani. A tutti una buona serata. Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda TG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. Allora, in questa giornata in cui si parla solamente di risultati elettorali, voti contro voti, sezione di qua e là, non si parla di altro e né ci sono notizie curiose, io ne approfitto per commentare qualche cosa che mi è successo oggi pomeriggio. Nel pomeriggio, mentre prendevo il caffè con un amico titolare di un'attività,
stavamo appunto commentando un attimino l'esito delle elezioni. Questo mio amico è stato raggiunto telefonicamente da un suo dipendente, il quale gli diceva: guarda che qua è successo un casino, ci sta un'emergenza e non sappiamo come fare, come fronteggiare, e manca personale, vedi come possiamo risolvere. Allora lui dice: mannaggia, come facciamo? Oh, quello sta fuori in vacanza, quell'altro oggi si è preso il giorno perché doveva andare a passeggiare al mare con la moglie, quell'altro oggi sta meglio qua. Senti, chiama quello tizio Gaia, ha fatto il nome di uno, chiama quello che è smontato dalla mattina, fallo ritornare in ditta e dà una mano lui. Per cui alla fine ha fatto in modo che venisse richiamato a lavorare chi già aveva fatto il suo turno. Finita la telefonata, io mi sono permesso, siccome ho grande confidenza con questo signore, e gli ho detto, gli ho manifestato il mio punto di vista, e ho detto: guarda, hai fatto una cosa che non è giusta, perché oggi nella tua ditta, a fronte di diverse persone che si stanno riposando, divertendo, lontane dal lavoro, la tua emergenza la va a fronteggiare chi già stamattina ti ha dato del suo, chi già questa mattina ti ha fornito il suo lavoro, il suo impegno. Questo dopo tanto a smontarsi dalla casa, tu lo richiami a fare uno straordinario forzato, perché deve comunque sopperire dove gli altri non ci stanno. È proprio la vera, gli ho detto. Come diceva la vecchia Sturiella, ndana ndana, l'urut port l'usana. E lui, che conosceva sta Sturiella, ha detto: purtroppo c'hai ragione. E ci siamo poi congedati. Allora, questa storia la voglio raccontare anche a voi, amici telespettatori. Dire che ndana ndana l'urut port l'usana, tradotto in italiano, significa lontano, lontano, il malato cura il sano, è un proverbio che la dice lunga ogni volta che in una qualunque situazione la persona furba che sta bene riesce a recitare la parte della persona che non ce la fa, che è stanca, che sta male, fa male qua, fa male là, e riceve soccorso e aiuto da persone che veramente stanno male. Succede spessissimo che persone anziane con i loro acciacchi vanno in soccorso di gente giovane che semplicemente non c'ha voglia di fare determinati lavori e non c'è nessun acciacco. Succede spesso nei luoghi di lavoro che le persone un po' più scaltre ma meno volenterose, adducendo il fatto che ma io non sono capace, sta cosa non la sa ci fa, con la scusa che non sanno fare determinati, non sanno svolgere determinate mansioni, non vengono manco responsabilizzate, manco incaricate di farle, e quelle mansioni le vanno qui a svolgere altri colleghi che magari sono già sovraccarichi di altri lavori. E questo purtroppo succede sempre quando la persona ingenua incontra la persona furba, e la persona ingenua, buona, di buon cuore, soccombe, cioè cede davanti alla persona furba. Non è niente di nuovo, succede dalla notte dei tempi, è sempre successo così. Chi per un motivo, chi per un altro, spesso veniamo soccorsi da chi sta messo peggio di noi. Mi è capitato di vedere gente anziana di una certa età fare lavori a persone più giovani di loro che stanno di salute meglio di questa persona anziana. E uno ci riflette, dice: ma questo non si sente buono, c'ha i problemi e sta a fare lavoro a quest'altro che invece sta buono. Però sai, sono cose che uno osserva, ma poi trae delle conclusioni per se stesso. Questa storiella del lontano lontano il malato cura il sano trae origine da una vecchia favoletta che ci hanno sempre raccontato quando eravamo bambini, una favoletta che girava molto negli ambienti contadini, negli ambienti alla buona. Però
è una favoletta che c'è appunto la sua morale. In poche parole, succedeva che il lupo e la volpe, proverbialmente compari, il compare e la comare, il lupo e la volpe decisero di andare a rubare le galline in un pollaio dove c'era un ingresso abbastanza stretto, misurato. Allora, che succedeva? Entrano in questo pollaio, mentre fanno razzie di galline, la volpe ogni tanto andava a misurarsi alla buca per vedere se ci usciva ancora, e il lupo invece mangiava tranquillamente senza problemi. Nel momento in cui arriva il proprietario del pollaio con un bastone in mano, la volpe si ficca questa buca e se ne scappa. Il lupo, che si era ingrassato più di me, era diventato doppio di me, e non riusciva ad uscire da questa buca, è rimasto ficcato là dentro e si è piato tante di quelle botte dal proprietario del pollaio, che è quello col bastone, gli ha rotto le ossa. A un certo momento il lupo riesce comunque ad andare e si ritrova la volpe, che nel frattempo, molto furba, la volpe non si era fatta nulla, si era però messo un po' di cerotti, un po' di bende di qua e di là, facendo finta che nel trambusto anche lei si è piato la mazzata. E quando esce fuori la volpe, gli dice al lupo: oddio, compare mio, quante botte mi sono piato, compare mio, non ce la faccio a camminare, non ce la faccio a camminare. Anche il lupo, rotto, pieno di, veramente tritato, si caricò la volpe sulle spalle, dice: vabbè, mo ti porto io, non ti preoccupare, ma ti porto io. Quindi lui, che veramente si era triturato, diede soccorso a lei, che invece stava bene. E mentre si allontanavano, che andavano quindi lontano, lei lo prendeva in giro canticchiando la canzonetta che è lontano, 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 l'urut porta l'usano. Lo prendeva pure in giro, dice: ci andiamo lontano e il rotto porta il sano. Quindi questa, ripeto, è una favoletta detta così tanto per passare il tempo, che si raccontava quando non c'erano altri, non c'era internet, non c'erano i computer, non c'erano altre distrazioni. Per mantenere buoni i bambini si raccontava qualche scemenza. Ma la morale è proprio quella. La morale è quella che ci ritroviamo poi da adulti a fronteggiare queste situazioni. Quante volte si va veramente in soccorso di gente che anche economicamente sta meglio degli altri e vanno a chiedere soldi a chi sta senza una lira? Quante volte la gente che scoppia di salute e dice: oddio, sul lavoro, fa male la schiena, non lo posso fare, e magari arriva uno che non si mantiene dritto, arriva uno che veramente cammina a quattro mani, mani e piedi, e si mette a fare quel lavoro, pure di. E quello che è successo oggi con questo amico mio è un po' la fotografia di questo. In questa sua attività, in questa sua azienda, a fronte di chi sta in vacanza, quell'altro che sta, che si è preso un giorno per andare a passeggiare sul mare, quell'altro che dice doveva portare il gattino dal veterinario, quell'altro che ha portato un pappagallo non so dove, succede che l'operaio, che invece non si è preso niente di tutto questo, che ha lavorato ieri, ha lavorato oggi, che stava stanco, che non vedeva l'ora di finire il suo turno, è dovuto ritornare in ditta per fare cosa? Per soccorrere la ditta stessa, per fare in modo che la ditta non soffrisse davanti a un imprevisto che si è verificato, e quindi, a fronte di chi si stava divertendo, quello in rotto stava curando i sani. Vale spesso, chiunque ha avuto modo di trovarsi in varie situazioni, sia, ripeto, lavorative, sia anche scolastiche, di vita comune, in qualunque ambiente, penso che abbia modo di rivedersi in questa storiella molto banale, ma molto molto profonda. Vi abbraccio e vi saluto a tutti quanti. Buona serata.